L'ennesima sconfitta, la terza consecutiva. Milano vince facile al Palaestra, confeziona un 3-0 in meno di un'ora e 20 di gioco. Netto il divario tra le due squadre, netta la differenza di motivazioni e soprattutto l'atteggiamento in campo. La mancanza di dignità è inaccettabile. E questo è un gruppo che oramai sta perdendo proprio quella. Noi siamo ultimi, ma non facciamo niente per lottare, per uscire da quelle che sono le cosiddette sabbie mobili dell'ultima posizione. Ripeto, qui ci sono giocatori che hanno vinto campionati, coppe, hanno vinto i mondiali con la nazionale e stanno veramente cadendo in una situazione che non è manco più presentabile. L'ultimo posto in classifica pesa come un macigno. Siena inizia parecchio timorosa. Milano trova varchi importanti in attacco con i padroni di casa, spesso in difficoltà nell'organizzare la fase muro difesa. Lemma Villas procede a sprazzi, ma è il merito di non perdere inizialmente contatto dagli avversari, che allungano solo a metà set e vanno a chiudere sul 25-15, sfruttando anche qualche errore dei senesi in ricezione. Nella seconda frazione Siena trova maggiore equilibrio, soprattutto difende meglio e gioca il contrattacco. La squadra di Omar Pelillo allunga per la prima volta, ma viene subito ripresa dai Lombardi. Ora le squadre procedono punto a punto a scavare il solco della differenza. È l'ex Ashikawa che trascina Milano al traguardo 25-22. Grande equilibrio anche nel terzo set. Poi la grande varietà in attacco di Milano manda in crisi la difesa senese. Il break ospite di 5-0 mette l'impronta sul parziale. Gli ospiti giocano addirittura in scioltezza fino al 25-15 finale. Come si è visto oggi, non abbiamo un gioco e questo ci pesa troppo. Credere, bisogna credere, ma bisogna anche credere con certa coscienza di quello con quale si scende in campo.